triste come amare, sta settata a guardare tutte cose, tutte parole che niente può fare. Si macina la città che le poche libertà, che sta terra e sta gente non giorno mai darà. Terra mia, com'è bella la panzaga. Buonasera a tutti, seconda puntata della scuola di impegno sociopolitico in cammino verso regionali 2020. Voteremo tra qualche mese, ma ci vogliamo preparare per capire non tanto chi votare, ma soprattutto i criteri con cui scegliere le persone che dovranno amministrare la regione nei prossimi 5 anni. Parleremo in questo secondo video della sanità, della salute. È il luogo dove vengono spesi più soldi che la regione ha a disposizione. La regione ha a disposizione alcuni soldi che vengono essenzialmente dallo Stato centrale e la più parte di questi soldi vengono spesi per la salute, la sanità. Quindi questo è l'argomento fondamentale per quanto riguarda la nostra scelta di quali possono essere i nostri rappresentanti alle regioni. La Costituzione italiana riconosce e tutela la salute come fondamento, come diritto fondamentale dell'individuo e come interesse della collettività. Siamo all'articolo 32. L'articolo 5 dice che il decentramento amministrativo e decisionale è assolutamente da favorire a tutti i costi. Questi due principi hanno in qualche modo istituito il Servizio Sanitario Nazionale, che è nato nel 1978, un servizio sanitario pubblico basato sui principi di universalità, uniformità e solidarietà, e cioè si garantisce l'accesso all'assistenza sanitaria a tutti i cittadini sulla base dei bisogni di ciascuno, senza la selezione del rischio e senza nessun riferimento al loro reddito. Con la riforma del 1978 è stato superato il sistema precedente, che era molto basato sul sistema mutualistico, cioè quanto ognuno poteva contribuire per quanto riguarda la sua sanità. Secondo l'articolazione delle competenze dettata dalla Costituzione italiana, articolo 117, rinnovato nel 2001, con la riforma dell'articolo 5, la funzione sanitaria pubblica è esercitata da due livelli di governo: lo Stato, che definisce i livelli essenziali di assistenza, cosiddetti LEA, l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie necessarie al loro finanziamento e che presiede soprattutto al monitoraggio della relativa erogazione e anche delle spese. E poi ci sono le regioni, che hanno il compito di organizzare i rispettivi sistemi sanitari regionali e garantire l'erogazione delle prestazioni che sono comprese nei LEA, nei livelli essenziali di assistenza. Si capisce che la presenza di questi due livelli pone tantissime questioni, però l'importante è riconoscere che dentro un quadro nazionale sono le singole regioni che possono determinare alcune scelte, che sono essenzialmente quindi scelte politiche. Dove collocare le risorse che vengono ottenute, questa è una scelta che è determinata dalla politica regionale. Per questo è fondamentale andare a votare consapevolmente per le regioni, perché queste, a fronte di tutto quello che lo Stato eroga come fondi, sono loro che scelgono come destinare le nostre risorse, se all'ampliamento del personale, se alla spesa farmaceutica o ad altre voci di spesa che compongono il budget della spesa per la salute. E andiamo nel concreto. Ampliare un ospedale, costruire un reparto nuovo, chiudere un ospedale, affidarsi di più ai medici di base,
ai medici di famiglia. Ecco, sono tutte scelte che in qualche modo sono riferibili alla regione. Quindi occorre che noi sappiamo con molta precisione quali sono le scelte, quali sono i criteri che possono in qualche modo informare tutto quello che viene in qualche modo incanalato per quanto riguarda la nostra sanità. C'è da dire una cosa a monte, che le risorse non sono infinite. Si è fatto un gran parlare anche in questi periodi di scelte, chi curare, chi non curare. Tutti i giorni, bisogna che ci diciamo questo con assoluta precisione e anche con grande calma, tutti i giorni queste sono scelte che vengono operate. Aprire o chiudere un reparto, destinare soldi per esempio alla ricerca, destinare soldi alla ricerca di... su quella malattia precisa, ecco, sono tutte scelte che possono determinare la cura o meno di persone molto ben precise. Per esempio, noi oggi stiamo molto guardando ovviamente al Covid-19 e tante questioni che sono collegate a questo, ma dobbiamo ben sapere che, per esempio, malattie non molto dissimili come esiti finali, come la tubercolosi, sono in questo momento molto trascurate e quindi noi in qualche modo trascuriamo malati che dovrebbero essere curati. Dobbiamo altresì aprire un'altra parentesi, che è il confronto tra il nostro sistema sanitario nazionale e quello degli altri paesi. Bene, dobbiamo dirci con assoluta chiarezza che il nostro sistema sanitario nazionale è sicuramente non inferiore alla più parte dei paesi occidentali. Quindi di questo noi dobbiamo andare orgogliosi, oltretutto forse anche spendendo un po' meno rispetto a quello che spendono altri paesi, soprattutto ad esempio gli Stati Uniti. Un tema fondamentale è sicuramente quante persone sono impiegate nel sistema sanitario regionale. Ecco, questo è uno dei principali tagli che è stato fatto negli ultimi anni per quanto riguarda la tutela della nostra salute. La diminuzione del personale è sicuramente una delle cose che ci deve maggiormente preoccupare in questi passaggi epocali. Ci deve preoccupare anche perché, come Regione Campania, noi siamo in una fase di rientro del deficit, cioè per vari motivi la nostra regione ha speso più di quanto potesse spendere proprio riguardo alla questione della salute e della sanità e quindi deve rientrare. Quindi quando noi leggiamo per esempio che la nostra regione sta spendendo molto per la sanità, questo è sicuramente vero, ma una parte piccola, grande, media, poi ognuno dovrà andare a controllare i conti, su questi non è così semplice andare ad indagare, ecco, dovrà ognuno di noi indagare quanto di questa spesa è un rientro del debito e quanto invece è un investimento sulla nostra sanità. E ricordiamoci che appunto una delle questioni fondamentali è che ogni regione deve rispettare i livelli essenziali di assistenza e questo nelle regioni del sud, per esempio, molto spesso non viene fatto. Non viene fatto anche perché appunto tante volte viene tagliato il personale e questo non consente appunto al sistema sanitario, magari anche con i dovuti macchinari, con i dovuti investimenti in infrastrutture, potrebbe fare, invece non fa. E c'è un'altra questione che potremmo porre alla nostra attenzione, per esempio quante persone vanno a curarsi fuori regione, che non è di per sé un male, che ci sia un'eccellenza nel nostro paese, questa è una gran bella cosa. Ma se ci fate caso, visto che comunque la regione da cui parte il malato deve comunque contribuire con una spesa, succede che noi contribuiamo come Campania alla spesa delle altre regioni e quindi in qualche modo togliamo risorse al nostro sistema sanitario. Se tutti i malati di quella determinata malattia fossero curati nella nostra regione, potremmo anche noi avere un reparto di ipereccellenza, come tante volte possiamo trovare in Toscana, in Emilia, in Veneto e in Lombardia. Il dover contribuire ulteriormente con i ticket, i super ticket e altre questioni alla spesa della nostra regione come sanità comporta che tante persone smettano di curarsi. Tanto più diventa costoso il curarsi, tanto più appunto le persone smettono di curarsi. Ma se ci pensate un attimino, un secondo, questa cosa è controproducente, perché le persone che non si curano, quando poi si ammaleranno di una malattia in qualche modo sempre più difficilmente curabile, se non diciamo così, irreversibile. E quindi i costi umani, sanitari, economici saranno molto più alti di quanto avremmo potuto spendere semplicemente con la prevenzione.
Il Sistema Sanitario Nazionale prevede che appunto un'attenzione fortissima sia data alla prevenzione e anche alla cura sul territorio delle persone. C'è poi, per quanto riguarda l'Italia, tutta la questione del sistema sanitario pubblico e del sistema sanitario privato. Non necessariamente devono essere in competizione o uno contrapposto all'altro, ma c'è certamente una questione molto difficile da districare, cioè quanto la difficoltà del sistema sanitario pubblico in qualche modo incentiva la presenza di un sistema parallelo privato, e questo comunque con un aumento dei costi per i cittadini che devono andarsi a curare, che in qualche modo tante volte sono messe alle strette, perché un'operazione urgente tante volte è possibile soltanto nelle strutture parallele private, e questo certamente non è un bene. Tema centrale è sicuramente il ridimensionamento, che è avvenuto sicuramente, dei servizi ospedalieri, che certamente non è un male in sé se accompagnato da un parallelo aumento delle strutture diffuse sul territorio, ma questo appunto non è avvenuto. Abbiamo visto anche con il Covid che medici di base hanno potuto fare un lavoro molto importante per evitare che persone venissero ricoverate negli ospedali. Sicuramente, soprattutto la legge del 1978, ma anche quelle successive, avrebbero avuto bisogno di una maggiore partecipazione da parte di tutti i cittadini. Perché appunto soltanto nella misura in cui ci si fa carico di questo tema insieme possiamo in qualche modo trovare la soluzione corretta per tutti. Quando anche all'interno di una regione si creano degli egoismi, delle scelte di parte, certamente qualcosa non funziona. Allora anche il titolo quinto che poteva in qualche modo consentire a una territorializzazione più intensa, più feconda, certamente ha portato invece a delle fatiche ulteriori, e bisogna che in qualche modo questa questione si ristabilisca, non solo quindi forse ridando una centralità alle decisioni del governo, oppure un maggior peso a quello che lo Stato centrale può decidere, ma soprattutto dando e consentendo ai cittadini, a partire dai comuni, di riprendere in mano le questioni fondamentali per quanto riguarda la loro salute. E questo sarebbe certamente un gran bene. Sapere, conoscere, contribuire a decidere, certamente aiuta sempre la democrazia. Siamo qui con il dottor Emilio Bove, chiediamo a lui intanto che cosa sta facendo e perché ha finito per fare il medico di base. La scelta purtroppo è avvenuta oltre 40 anni fa, quando ancora un po' tutti eravamo convinti che era necessario creare una medicina territoriale, perché di questo io mi sono occupato per 40 anni, una medicina territoriale che fosse all'altezza dei tempi. Ho iniziato con la nascita del Servizio Sanitario Nazionale, e quindi agli inizi degli anni 80, quando è nata la medicina del territorio, una medicina che fino a poco tempo prima era di fatto inesistente o era in qualche modo rappresentata dal vecchio medico condotto che veniva mandato in un paese a gestire le problematiche della sanità. La mia scelta è stata una scelta di campo importante, tant'è vero che ho lasciato subito l'ospedale in cui ho lavorato nei primi tempi della mia attività professionale, perché ritenevo che fosse importante dare un senso all'attività professionale, soprattutto nei piccoli territori, nei piccoli paesi, anche se vogliamo, in virtù di quella figura un po' romantica del medico ottocentesco, che in ogni paese era un punto di riferimento non soltanto della sanità, ma anche un po' di tutti i problemi sociali del territorio. Si racconta molto spesso che il medico, il parroco, il maresciallo e il farmacista erano un po' i punti di riferimento culturali e sociali, quindi non solo sanitari, e a me piaceva questa figura di medico che si interessasse dei problemi della salute della gente. Veniamo alle questioni attuali. La sanità in Italia è tutta gestita dalle regioni, fondamentalmente, ma secondo lei questa cosa è una cosa corretta? È una decisione che si potrebbe rivedere? E a che cosa serve davvero una medicina territoriale?
Io ho vissuto anche con entusiasmo, diciamo, gli inizi di una medicina territoriale che è nata con la legge di riforma sanitaria, che è la 833 del 78, che istituiva proprio la medicina sul territorio, ed era una medicina che inizialmente aveva le caratteristiche di servizio sanitario nazionale. Nel tempo purtroppo si sono avute delle modificazioni, che questo servizio sanitario nazionale, quindi inteso come servizio reso al popolo, ai cittadini, è diventato un sistema sanitario nazionale e successivamente, sulla scorta di alcune variazioni normative a partire dagli anni 2000, è diventato sistema sanitario regionale, un sistema cioè che ha avuto delle regionalizzazioni, che quindi è diverso da regione a regione. Questo ha causato e causa tuttora diverse disparità di comportamento, sia per quanto riguarda la qualità delle prestazioni che vengono erogate ai cittadini, sia per quanto riguarda la spesa che le singole regioni hanno nei confronti del sistema sanitario regionale. Ebbene, io confesso subito di essere tra le persone che ha mal digerito, diciamo, il passaggio alla medicina regionale, perché ritenevo che queste disparità non fossero giuste nei confronti dei cittadini di uno stesso Stato e di una stessa nazione, che quindi le prestazioni dovessero essere erogate a tutti i cittadini indipendentemente dalla regione di appartenenza. Purtroppo, come solitamente succede, non tutte le regioni si sono comportate allo stesso modo, ci sono state delle regioni molto più virtuose e delle regioni meno virtuose, che quindi hanno creato anche dei problemi, dei danni alla sanità. Lei mi diceva perché crede nella medicina del territorio. Guardi, il medico di famiglia è ancora forse la figura più amata dai cittadini italiani, proprio per la vicinanza che il medico di famiglia ha con le famiglie, con le loro problematiche, che non necessariamente sono problematiche strette di salute, ma che sono anche problematiche di carattere sociale, di carattere comportamentale e quant'altro. Questa vicinanza fa in modo che il medico di famiglia possa essere più efficace, anzi addirittura in qualche caso indispensabile, per due problematiche che dovrebbero essere al centro dell'iniziativa della medicina del territorio, e cioè l'educazione sanitaria e la prevenzione primaria. Questi due cardini, educazione sanitaria e prevenzione primaria, dovrebbero essere alla base dell'attività lavorativa del medico di famiglia, perché potrebbero prevenire le malattie, e noi sappiamo che è soltanto la prevenzione che ci consente di essere più efficaci nella fase successiva, che è quella di diagnosi e cura, e soprattutto di essere più efficaci da un punto di vista dei costi della sanità, atteso che ovviamente il bilancio della sanità per ogni regione è un bilancio stratosferico e che occupa, credo, quasi il 90, quasi per intero, diciamo, il bilancio di ogni regione. Anche qui nel nostro territorio ci sono strutture sia pubbliche che private. Ci può raccontare in qualche modo quale potrebbe essere il rapporto più costruttivo tra questi due mondi che certamente sono in qualche modo necessari per il nostro territorio? Sì, purtroppo l'emergenza epidemiologica legata a questa epidemia, a questa peste, diciamo, del 2000, che ci è caduta improvvisamente addosso, ha evidenziato due problemi. Uno è quello di cui lei parlava, cioè il rapporto fra pubblico e privato. Ma l'altro, voglio riferirmi al concetto che stavo esprimendo prima, all'importanza della medicina del territorio. I medici del territorio sono i medici sentinella. Questa funzione dei medici sentinella fa in modo che riescono a capire, prima di chiunque altro, l'emergenza di alcune patologie, tant'è vero che la nostra esperienza ci insegna che purtroppo nelle regioni maggiormente colpite, come la Lombardia ed il Veneto, i primi a morire sono stati i medici di famiglia, perché hanno avuto il dovere di doversi recare a casa degli ammalati. E quindi questa emergenza ci fa capire intanto della importanza di una rete territoriale
che serva a fare da sentinella e a monitorare le patologie esistenti sul territorio. E che questa rete debba essere intimamente collegata alla seconda fase della diagnosi e cura, che è quella ospedaliera, quindi ad una rete ospedaliera, queste due medicine devono viaggiare in sincronia perché si possa efficacemente risolvere ogni patologia come il Covid ci ha insegnato purtroppo. Tra il pubblico e il privato c'è ancora un'altra questione, che purtroppo spesso il privato, che pure svolge una medicina di eccellenza, di grande qualità, spesso il privato non effettua prestazioni che invece vengono lasciate desolatamente alla medicina pubblica e deve farsi carico forse delle patologie più importanti, delle patologie più costose, delle patologie più onerose, soprattutto per quanto riguarda il problema del fine vita, dei malati terminali, della terapia del dolore, quindi dei malati oncologici, che spesso vengono affidati al pubblico che è oberato di questo tipo di lavoro, mentre al privato vengono lasciate le operazioni non di urgenza, non di emergenza, ma soltanto quelle di elezione. Io credo che sarebbe necessario un equilibrio, diciamo, fra queste due medicine, in modo tale che il carico, diciamo, di dolore, il carico di sofferenza che viene impresso alla medicina pubblica, possa essere ripartito anche sulla medicina privata. Non c'è dubbio che ci sono stati e ci saranno forse ancora tagli alla sanità, in particolare la letteratura racconta dei tagli al personale come voce più importante su cui si è intervenuti. Forse ci sono anche tanti debiti da ripianare, per cui la spesa è alta anche per questo. Ma dove sono stati fatti i tagli per quello che lei ha potuto vedere, soprattutto qui per il nostro territorio? Questa questione della chiusura dell'ospedale di Cerreto, il ridimensionamento, addirittura l'ipotesi che qualcuno ventilava della chiusura anche di Sant'Agata. Che cosa hanno portato? Qual è la conseguenza per il nostro territorio? Diciamo che i tagli ultimamente sono avvenuti perché la spesa sanitaria per alcuni anni in diverse regioni, e credo anche in regione Campania, è andata fuori controllo. Sappiamo bene che la spesa sanitaria purtroppo è fatta anche di una spesa indotta e che la gestione della sanità è ovviamente legata al politico di turno che gestisce la sanità. E come tutte le cose umane, anche questa è suscettibile, diciamo, di una minore o di una maggiore qualità, diciamo, dell'assistenza. L'aumento della spesa sanitaria ha fatto sì che ci fossero dei tagli talvolta fatti in maniera indiscriminata, e ad essere penalizzate molto spesso sono state le realtà piccole, le realtà interne. Lei accennava ad alcune strutture che insistono sul nostro territorio e che sono state gravemente penalizzate. Io credo che queste strutture oggi potrebbero avere una nuova funzione. Si parla tanto di ospedale di comunità, di reparti ospedalieri dove le persone possono essere assistite anche dal proprio medico di famiglia, di reparti ospedalieri che magari possono curare anche le patologie croniche, atteso che negli ospedali non è possibile risolvere tutte le problematiche e spesso, per evitare l'affollamento alle strutture ospedaliere, è possibile che questi ospedali di periferia possano diventare delle strutture intermedie, con l'accesso dei medici di famiglia a queste strutture, dove curare con maggiore soddisfazione anche dei pazienti che si vedono accanto i propri familiari e il proprio medico curante, curare alcune patologie per non intasare gli ospedali. Si è parlato ultimamente, a proposito dell'emergenza territoriale, anche della unità, delle USCA, delle unità di continuità assistenziale, che dovrebbero partire da queste strutture intermedie. Ecco, io credo che, tanto per fare nomi, l'ospedale di Cerreto e quello di Sant'Agata potrebbero essere utilmente utilizzate proprio come strutture intermedie tra l'ospedalità, diciamo, più importante e la medicina del territorio, laddove non è possibile curare a casa il paziente, perché curare a casa il paziente è sempre
meglio per tutti, ma non sempre è possibile per la complessità delle cure a cui oggi noi facciamo ricorso. Un altro tema importante per la letteratura sulla sanità è quanto le persone smettono di curarsi in questi momenti. Qualcuno dice a causa del ticket, qualcuno dice perché le liste d'attesa sono troppo alte. In ogni caso, si assiste a questo fenomeno. Lei che cosa ha visto? Che cosa ci può dire su questo? La difficoltà di accesso alle cure, le difficoltà di accesso alle cure sono duplici. Quella dei ticket, che io credo siano ingiusti anche per il fatto che non c'è uniformità di ticket su tutto il territorio nazionale, per cui alcune regioni hanno dei ticket maggiori rispetto ad altre regioni hanno dei non hanno proprio dei ticket o consentono l'accesso a determinate prestazioni senza ticket, e questo mi sembra una disparità non accettabile in uno Stato che voglia dichiararsi uno Stato sociale e solidale con tutti i cittadini. Ovviamente il ticket può essere, e in qualche caso lo è, un elemento di non ricorso alle cure, perché il paziente che insomma, non è in un buono stato economico, chiaramente spesso tende a rimandare non tanto l'acquisto dei farmaci quanto le prestazioni, gli accertamenti, gli esami a cui periodicamente si dovrebbe sottoporre proprio per evitare di pagare dei ticket che in qualche caso cominciano ad essere abbastanza oneroso. Il mio auspicio è che in uno Stato che voglia definirsi tale, due elementi devono essere accessibili a tutti e gratuiti per tutti, che sono la scuola e la sanità. Spesso purtroppo in Regione Campania negli anni passati abbiamo subito delle grandi difficoltà proprio perché i ticket in qualche modo scoraggiavano, diciamo, l'accesso a prestazioni che non fossero strettamente indispensabili. Qui abbiamo anche molte questioni ambientali sul nostro territorio, siamo dentro in qualche modo la terra dei fuochi e sicuramente ci sono malattie derivanti da questo inquinamento, da questa distruzione che abbiamo operato sull'ambiente. Su questo che cosa ci può dire? C'è sicuramente, le patologie derivanti dall'ambiente sono un capitolo che noi stiamo vivendo già da qualche anno e che purtroppo ho il sospetto che continueremo a vivere anche per il futuro. Perché l'inquinamento ambientale è causa di alcune malattie e ne siamo tutti consapevoli, anche se i dati molto spesso non sono molto precisi. Io stesso le dirò in maniera molto, le confesso, che poco prima di Natale ho partecipato ad uno studio nazionale, il cosiddetto registro tumori in medicina generale. Questo registro tumori in qualche modo segnalava che un medico che aveva 1500 assistiti, quindi un medico come me, avrebbe dovuto avere 6 nuovi casi di tumore all'anno, quindi 6 nuove persone affette da questa patologia. E purtroppo io mi sono reso conto che la mia statistica è superiore rispetto a questa media nazionale che mi indicava questo registro. E quindi questo significa che in qualche modo la patologia ambientale ha sicuramente la sua importanza. L'importante, perché sull'ambiente è chiaro che noi possiamo lanciare il grido d'allarme, ma poi è la politica che deve in qualche modo interessarsi delle questioni ambientali. Noi però è importante che facciamo la nostra parte, soprattutto per quanto riguarda l'educazione sanitaria e la prevenzione, perché sappiamo bene che alcune patologie, anche di una certa gravità, se diagnosticate in breve tempo, possono essere risolvibili. Noi abbiamo delle patologie che fino a 20 anni fa erano dichiarate mor gravemente mortali e che oggi sono tranquillamente curabili. Quindi, ecco, un occhio particolare, se potessi lanciare un appello, un messaggio a chi ci governa, è che bisogna avere un occhio particolare alle problematiche ambientali, ma soprattutto puntare su una sanità che tenga un occhio particolarmente attento sulla prevenzione primaria e sull'educazione sanitaria. A settembre,
con tutta facilità andiamo a votare. Ci può aiutare a capire, leggendo i programmi dei vari schieramenti, come possiamo decidere a chi dare il nostro voto? Io credo che l'attenzione principale debba essere messa sulle coalizioni che in qualche modo vogliono scommettere sulla salute come bene primario per i cittadini. Un adagio, diciamo, popolare, ci insegna che, tutto viene dopo la salute. E se non c'è la salute non abbiamo la possibilità nemmeno di poter esprimerci da un punto di vista sociale in maniera compiuta. E quindi bisogna stare attento nei programmi a fare in modo che le problematiche della salute, soprattutto per quanto riguarda l'assistenza primaria, siano al primo posto dei programmi elettorali delle competizioni che si scontreranno alle prossime elezioni regionali. Elezioni che sono importanti proprio perché, ci giochiamo una grossa partita, soprattutto sulle problematiche della sanità, che come dicevamo rappresentano la voce di maggiore spesa regionale. Un'attenzione particolare deve essere data, a mio giudizio, alla medicina che sia al servizio dei cittadini, che sia quanto più possibile vicino alla gente, che raccolga i malesseri che provengono dai cittadini, che sappia quindi anticipare gli eventi anziché aspettare di agire dopo che questi eventi sono purtroppo già accaduti. Ringraziamo il dottor Emilio Bove per la sua gentilezza, la sua competenza e ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Il prossimo video, la puntata numero 3, riguarderà la pastorale della salute, come si opera in diocesi rispetto a questo tema. Poi più avanti avremo l'ambiente, l'istruzione e il lavoro. A presto, grazie dell'attenzione. Assettata, guarda tutte cose, tutte parole che niente può fa. Si macina agitato che lo poche libertà che sta terra è.